seconda parte di Più di così. Spettacolo della domenica con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Seconda parte, dunque passiamo velocemente alla seconda parte del gioco. Sì, il concorrente che è stato selezionato nella prima parte deve venire qui da noi. Prego, si accomodi. Questo qui, alziamo un po', ecco. Qua. No, io coi microfoni proprio... Non c'è no, si può anche accomodare qui, no? Sì, è uguale. Dunque, non mi ricordo il suo nome. Nello. Che avevo equivocato. Bello, Nello, precisamente. Esatto. Oh, io spero che lei conosca quel gioco. L'ho più o meno sentito un paio di volte. Lo rispieghiamo per l'ultimissima volta. Sì, dagli. Noi diremo prima dei nomi. No, noi cantiamo con Sandra ed io, cantiamo una filastrocca, sì. Una canzone con dei molti nomi di personaggi conosciuti. Una prima volta. Nella attori, seconda... attrici, sportivi, politici, sì. E poi ripeteremo questa canzone con un nome sostituito. Lei ci dovrà dire qual è il nome nuovo. Sostituto. I nomi sono sempre quelli dell'altra volta, nella prima versione. Questo è un po' per facilitare, perché l'ultima volta non hanno indovinato. Anche perché andate molto veloci quando... Sì, cercheremo adesso di essere un po' più lenti. Dovrebbe mettere una cuffia però il signore, perché sennò viene un pochino disturbato. Così sente esattamente... Ci sente? Sì, quello sì. Che bene. Diciamo noi, capisci? Sento. In modo che sente esattamente sì, la... Sì, sento. La cosa? La canzone. La canzone. Ecco. Vogliamo cominciare, sì, con questa meravigliosa, deliziosa introduzione musicale. Caro, domani è la mia festa. Tutte le volte. E volevo invitare alcuni amici. Una cosa modesta. Raimondo, che ne dici? Brava, così saremo uniti e allieteremo il nostro focolare. Direi di preparare la lista degli inviti. Attenzione, questa è la prima lista, attenzione. Invitiamo Bevi l'acqua, Gigi Magni, Campanini, Febo Conti, Carlo Ponti, Kevin pure coi bambini. Flora Lilla, Brunelelli, Olga Villi con Villaggio, Mazzoletti, Mazzarella, Salvatori, Salvalaggio. Celentano e Dalida. E chiamiamo Pippo Baudo, Montesano con Carlini, Franco Franchi, Virnalisi, Senta Berger, Bernardini. Poi Rivera con Curetto, Anastasi con Mazzola, Montanelli, Briscoberto, La Fallaci con Cassola. Lucio Dalla, Bruno Lauti e Mustachì. Più la mappa con la nonna e la mamma di mammi. Ecco, prima questa parte. È la prima volta qui. Sì, so. E adesso allora. Ci sarà. Adesso la il ricantiamo nome con uno di questi nomi o cognomi, abbiamo detto cambiati, lei ci dovrà dire questo qui è quello nuovo. Via Macello. Come? Sì. Pronto? Sì. Invitiamo Bevi l'acqua, Gigi Magni, Campanini, Febo Conti, Carlo Ponti, Kevin pure coi bambini. Flora Lillo, Bruno Lelli, Olga Villi con Villaggio, Mazzoletti, Mazzarella, Salvatori, Salvalaggio. Celentano Dalida. E chiamiamo Pippo Baudo, Montesano con Carlini, Franco Franchi, Virnalisi, Senta Berga e Bernardini. Poi Rivera con Curetto, Anastasi con Moravia, Montanelli, Briscoberto, La Fallaci con Cassola. Lucio Dalla, Bruno Lauti e Mustachì. Più la mamma con la nonna e la mamma di mammi. A me sembra Moravia. Bravo! Bravo, bravissimo. Infatti. Bravissima, sono contento che lei abbia vinto, soprattutto perché non era facile, perché abbiamo visto Moravia al posto di Mazzola, si era andati un po' più lentamente, che è quasi la stessa, ecco, no, c'è allora forse diversità. Ho potuto... Allora, un buon acquisto di 100.000 in libri che lei sceglierà di suo gradimento, sì, perciò tanti grazie. Tanti auguri, grazie. Caro Sionnello, arrivederci e complimenti. Complimenti. Signori, Peppino Gagliardi. Ciao, Peppino. Salve a tutti. Ciao, come stai? Bene, mi fa piacere averti qui, mi fa molto piacere. Io devo farti i miei complimenti, in un certo senso li devo fare anche a me stesso. E perché? Dimmi. Perché in un certo senso sono stato io a scoprire la tua vena comica, la tua vis comica. Sì. Non so se ti ricordi, quando sei venuto nella trasmissione
tante scuse. Sì, sì. Io, insomma, lì ti ho lanciato. No, aspetta, aspetta. Sì. Hai detto lo che... Io ti ho lanciato. Senti, Raimondo, come hai lanciato? Mi hai lanciato le scarpe, in tante scuse. Come hai lanciato? Sì, ti ho lanciato anche una scarpa, sì, ma io ti ho lanciato una scarpa. Una sola. La scarpa. Ma sì. Perché mi ha maltrattato, ha messo i piedi addosso. Sì, poi ti sono montato sopra, sì. Tu sei caduto. Sì, abusi, capito? No. Sì, un po' più alto. No, ma non è quello, no. Io volevo, l'ho fatto solo per provocare la tua reazione comica, proprio per mettere in luce, in risalto, le tue qualità. Boh. Sì, io ti ho lanciato. La scarpa, casomai, una. Ma l'ha fatto, hai fatto, però hai divertito molto con quella cosa. È meglio se te le tiravo tutte e due, forse. Prendevi delle risate maggiori anche. Ecco, insomma, voglio dire che avendoti scoperto, no, io già all'epoca di Gran Varietà mi ricordo che ti intervistavo e dicevo sempre sì. Che eri molto spiritoso, molto molto divertente. Sì, ma sì. Insomma, sull'onda di quella scarpata, dico, poi hai fatto 142 trasmissioni a Milano, quella cosa... 142? Sì, con Lauzi e la Lelli. Sono troppe, tu dici. No, ma non mi ricordo, no, adesso io non l'ho detto per dire che erano troppe, non mi ricordo quante fossero, ma sono state tante. Tante proprio. Tante. No, dico, sono tante. E in fondo lui è uno che ha questo, che fa ridere nella sì. nella vita. Sì, nella vita, fa ridere. Ma nella vita fa proprio ridere lui. Sì. Ma fa parlare un po' a Sandra, sì. Fa parlare un po' a Sandra. No, io volevo dire che quello che è strano di Peppino, che in effetti è appunto molto comico, molto divertente nelle sue battute, in tutte le sue cose. Più dolce. Nelle sue canzoni invece è sentimentale, anche quando canta si sente che ha del sentimentalismo. Grazie Sandra, grazie. Sì. Questo è vero. Tu sei il lato positivo della famiglia. Ecco, per esempio, chiedi a Raimondo quanto mi piaceva quando c'era quel tuo pezzo che tu cantavi. Una canzone Odio mia. L'estate. Ecco, io odio l'estate. Sono diventata pazza per Odio l'estate. Cosa hai detto? Non odio l'estate, quanto mi piaceva Odio l'estate, odio per l'estate, quella tristezza che aveva dentro Odio l'estate. E che c'entro io? Odio l'estate. Come che c'è? Ho detto quanto è cara, quanto è simpatica, il lato positivo della famiglia. Odio l'estate, la cantava Bruno Martini. Io non c'entro niente con Odio l'estate. Te l'avevo detto anche l'altra volta. Io quando ero venuto avevo fermato in tempo. Stavolta dice lasciala parlare. È una famiglia di pazzi, proprio una famiglia dei pazzi. Che canzone sarà? Che canzone è la sua? Qual è la tua canzone? No, ma non vi nervosi. No, lei è un po' dissociata. No, non sono dissociata. Lui aveva una canzone che era una specie di estate. Io ce l'avevo una canzone. E cos'è? Ne ho tante di canzoni. Ma cos'è che c'era? E che ne so dove vuoi dire quella canzone? Settembre, vabbè, se l'estate è un po' più lunga è settembre. Non sarà agosto, sarà settembre. Ma sempre estate è. Ma lui non la odia settembre. Ma che c'entro odio l'estate con settembre? E vabbè, estate è. Ma perché mi dovete sempre maltrattare? Almeno chiaritevi le idee quando io vengo qua. Che c'ho con lui? Sentite, perché non facciamo una cosa? Perché non canti tu? Perché non mi fate cantare? Sì, io ma non cosa ci capisco canti? Più niente. Cosa canti? Canto una canzone d'amore, che stupido ero io. E che fa? No. No, ma è nuova, è attuale. Sì, attuale, è una cosa passata, vabbè. Sì, sì, allora, è mia, non confondiamo. Segnatelo questo. Sì, ciao, sì, la prossima volta che torno. Ciao, ricordo, tu eri la più bella fra le belle, com'era trasparente la tua pelle, un frutto acerbo ancora sembravi tu, Dio che stupido ero io, ricordo, sembravi un angioletto addormentato, un passero smarrito, spaventato, un ideale mi apparivi tu, Dio che stupido ero io.
ed ora che ti ritrovo ricca, una signora, mi dici che sei libera stasera, ma io ti dico no, rinuncio a te ma non ai sogni miei, che stupido sono io, lo sai. Ti ritrovo ricca, una signora, mi dici che sei libera stasera, ma io ti dico no, rinuncio a te ma non ai sogni miei, che stupido sono io, lo sai. Visti, ispirato, si mette lì così e rimane ispirato. Effettivamente hai ragione te che ha questa doppia personalità. Sì. Oh, adesso siamo arrivati al Sandra. Momento magico, direi. Ah, per Bacco. Bella questa trovatina. Al momento magico dello spettacolo, l'uomo dai mille volti, dalle sì, insomma, avete capito, lo dici te. Alighiero Noschese. Eccolo qua. Alighiero. Qui è la cravatta del vostro Vittorio Orefice che vi parla. Sono lieto di annunciarvi che il primo ospite della nostra trasmissione è l'onorevole Amintore Fanfani. Si accomodi, presidente. Presidente, grazie di essere intervenuto e di averci concesso qualche minuto del suo tempo prezioso. Mi sia consentito dire con prudenza, con vigilata coerenza e con cristiana rassegnazione che avrei voluto essere qui come presidente del Consiglio, ma purtroppo al momento mi manca la base e mi hanno anche levato le forze nuove. Onorevole, dato il particolare carattere apolitico di questo programma, vogliamo parlare del suo hobby per la pittura? Con piacere, purché la RAI autorizzi poi a diffondere questa trasmissione parzialmente a colori. Qual è il quadro al quale sta lavorando presentemente? Il quadro della situazione. Infatti, sto lavorando ha una natura morta che rappresenta un cavolo. Intitolerò la mia opera L'ultimo pranzo dell'italiano. Mi dica, a quale scuola pittorica lei si ispira, onorevole? Ai duecentisti, in particolare a Giotto. Nonna Cimabue, onorevole. Vede, caro Orefice, come tutti sanno,
Cimabue, Cimabue fa una cosa e ne sbaglia due. Al caso io potrei rappresentare un Cimabè, fa una cosa e ne sbaglio tre. Tuttavia colgo l'occasione offertami da questo intervento, da questa cordiale conversazione, per invitare gli italiani a guardare il futuro col mio ottimismo. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Facciamo finta che la lira è forte, che la televisione ci diverte, che Moro quando parla si capisce, e il prezzo della carne diminuisce. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben. Facciamo finta che Maria Pia, tutto va ben. Grazie, grazie, grazie figliolo, grazie. Buongiorno, sono il colonnello Baroni e mi duole che in un paese dove persino il malcontento è diventato generale, io sia ancora colonnello. Ecco comunque i dati più rilevanti dell'attuale situazione. Abbiamo caffè più 50, rapine più 30, economia 0, scuole meno 10, ospedali meno 1000, sussidi e aumenti, pensioni non pervenute. Abbiamo letto le buggerature massime registrate ieri in Italia. Signore e soprattutto signori, Domenica N prosegue con la rubrica 3 minuti con. La prima edizione di questa rubrica sarà 3 minuti con l'onorevole Emilio Colombo. Intervista Sergio Telmon. Buonasera, onorevole Colombo. Vogliamo sapere da lei qualche cosa circa l'attuale situazione del momento. Grazie. Grazie innanzitutto che mi avete fatto chiamare e quale Colombo dal disio chiamato son qui. Onorevole Colombo, in qualità di economista, cosa può dirci della riforma tributaria? Intanto abbiamo abolito il cumulo dei redditi e con un po' di sforzo, ognuno di noi si sforzerà di più, e qualche altra una tantum, riusciremo ad abolire addirittura i redditi. Ma ci dica un po', che ne è stato del cervello elettronico che doveva guidare l'anagrafe tributaria? Ce lo siamo fritto? Prego, come ha detto? Sì, avendo a disposizione un cervello e degli esperti finanziari, abbiamo approfittato dell'occasione per fare un fritto di cervello e carciofi. Io vorrei comunque dire che la vera idea per risanare l'economia, che poi sarebbe il mio uovo, l'uovo di Colombo, appena fatto, è quella di ridurre le spese. In parte ci siamo riusciti, perché oggi per molte famiglie fare la spesa è diventato quasi impossibile, anche per mia sorella. Dunque, e ancora di più intendiamo fare su questa strada, tagliando inesorabilmente gli sperperi statali. Per esempio ci sono troppi enti e quasi tutti inutili, essi dovranno essere sciolti ed io propongo la costituzione di un ente che provveda allo scioglimento degli enti. A tale proposito di enti ho incaricato Sergio Endrigo, data la sua vivacità di espressione, di riassumere la situazione. Per fare un cavolo ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole la terra, per far la terra ci vuole un ente, per fare un ente non ci vuole niente, non ci vuole niente.
Raimondo, siamo giunti al finale. Non era facile, dunque, io però volevo prima dire una cosa, ricordare una cosa. C'è un concorso, che c'è una trasmissione che si intitola Qui Radio 2, e c'è un concorso, ogni volta fanno un quiz in questa trasmissione radiofonica, e vengono assegnati 10 premi, e questi premi consistono in un biglietto d'ingresso per questa trasmissione. Perciò noi questa mattina abbiamo qui i 10 vincitori di questo concorso, Peggio per loro che hanno vinto. Gli sta bene, così imparano. Io comunque il concorso continua, e chi vuole partecipare, cioè assistere a questa trasmissione, può anche partecipare e vincere. Ecco, tutto qui. Non devo dare altre comunicazioni? No, dobbiamo chiamare i ricchi e poveri. Sì, no, sì, perché cantano la sigla. Sì. No, anche perché li intervistiamo. No, io proprio non li intervisto perché sono stanco. Vabbè. I ricchi e i poveri. Oh, ragazzi, accomodatevi senz'altro al microfono lì dove cantate, perché io di parlare con voi proprio non... Raimondo? No, Sandra, mi dispiace, ma dobbiamo rinunciare a intervistarli, perché io questa mattina ho una fretta semantica. Ma che fretta semantica? Guarda che se vuoi fare sfoggio di cultura ti stai sbagliando, perché Gassman a Ring ha detto freccia semantica. Ah, freccia. Freccia. Sì, ma vedi, non ha importanza. L'importante è, tu non puoi capire certe cose, in questi casi per fare bella figura, sì, l'importante è dire semantica, mi dica freccia o fretta, tanto quello non importa niente a nessuno, l'importante è dire semantica e fai subito effetto, no? Se poi è adoperato male, chi se ne frega, dico, capito? L'importante è dire semantica. E voi ci ammetti quello, ammasso quanto è bravo. Dunque, quindi a causa di questa fretta semantica che non mi dà respiro, io vi saluto, e ragazzi cantate la sigla. Arrivederci a tutti, arrivederci, ci sentiamo domenica. Arrivederci domenica prossima. A domenica prossima. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno presentato Più di così. Spettacolo della domenica di Dino Verde con la partecipazione di Alighiero Noschese. Vi hanno inoltre preso parte Albano, Carlo Baccarini, Mattia Bazar, Peppino Gagliardi, I Ricchi e Poveri, Orazio Orlando, Romina Power, Giusy Raspani Dandolo, Ornella Vanoni. Ha collaborato ai testi Bruno Broccoli. Orchestra diretta da Marcello De Martino. Regia di Federico Sanguigni.